Sportivi del Mala, appassionati di Coppa America, l'attesa è finita ufficialmente. Da quest'oggi sono iniziate le regate della finale di Prada Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e il team Ineos UK. Italia contro Inghilterra, una finalona da non perdere per la conquista della Prada Cup e anche per designare il challenger ufficiale di Team New Zealand. Insomma, ci eravamo lasciati con l'ultimo incrocio decisivo fra appunto Luna Rossa e il Team Ineos. Oggi ragazzi abbiamo avuto una netta superiorità di un equipaggio rispetto all'altro in due condizioni di vento davvero diversissime dalla prima alla seconda regata. Prima di andare nei minimi dettagli e ad esultare per queste primissime due regate di stanotte, invito ancora chi non l'ha fatto di lasciare l'iscrizione al canale YouTube del Mala. È facilissimo, basta solo fare un click e rendere felice il sottoscritto. Mettere il like se siete felici che la finale di Prada Cup è cominciata. E poi vi chiedo anche di condividere il video con tutti i vostri amici appassionati di vela e di sport in generale. Vi chiedo oggi, soprattutto oggi, di fare anche un passaggio alle mie pagine social di Twitter, Instagram e Facebook, che andrò a parlare degli Australian Open. Invece adesso parliamo del grandissimo successo di Luna Rossa in entrambe le regate di stanotte. Ha nettamente dominato l'avversario e non era, diciamo, lecito aspettarselo. E invece Luna Rossa conferma gli aggiornamenti e l'ottimo status di forma della propria imbarcazione e del proprio team, perché ragazzi, nella prima regata abbiamo avuto condizioni di vento davvero molto molto deboli, intorno ai 6-9 nodi, e ragazzi, cioè la partenza è stato il fulcro principale della prima regata, la fase di prepartenza, quando gli inglesi hanno completamente sbagliato il posizionamento per prendere poi il lancio e andare in zona di partenza e lanciarsi per la prima regata. Luna Rossa si conferma ancora una volta grandissima nella partenza e da lì in poi, ragazzi, nella prima regata non c'è stato molto da dire, nel senso che poi gli inglesi hanno già accusato uno svantaggio abbastanza importante che non sono riusciti neanche a recuperare nemmeno un metro sull'equipaggio italiano. Addirittura hanno in corso in 2-3 penalità gli inglesi per un paio di uscite dal campo di regata e poi la terza all'inizio nella fase di prepartenza, quando avevano superato la linea di partenza in anticipo. E quindi ragazzi, una Luna Rossa che, ripeto, nella prima regata ha dominato, ha controllato la perfezione la regata con condizioni che a Luna Rossa piacciono, ovvero con vento debole e quindi con un'imbarcazione che funziona alla perfezione, e infatti le statistiche confermano diciamo questo aspetto, che Luna Rossa col vento meno forte va molto meglio rispetto al vento più forte. Questo durante il round robin e anche le semifinali. E invece nella seconda regata, ragazzi, è cambiato in pratica tutto, nel senso che le condizioni meteorologiche sono completamente cambiate, nel senso che il vento si era alzato sui 18-20 nodi, quindi un vento anche abbastanza importante, e infatti la regata, la seconda di stanotte, è stata molto più equilibrata rispetto alla prima, dove appunto Luna Rossa aveva praticamente dominato dalla partenza fino a, praticamente all'arrivo, addirittura arrivando con un vantaggio di quasi 2 minuti sui inglesi. E quindi la seconda regata con condizioni di vento nettamente diverse, signore e signori, Luna Rossa domina ancora, perché ok, nella fase di prepartenza gli inglesi sono stati nettamente meglio rispetto alla prima regata, non hanno commesso il medesimo errore rispetto alla prima regata, però comunque gli italiani non si sono fatti sorprendere, hanno avuto uno slancio un po' più migliore rispetto al team Ineos UK, e praticamente nel primo lato di regata hanno messo subito la marcia in avanti e da lì in poi hanno controllato la regata dal primo fino all'ultimo lato.
ripeto, con condizioni diversissime rispetto alla prima, con vento più forte e uniforme su tutto il campo di regata. Quindi ragazzi, una luna rossa fantastica che conferma gli ottimi aggiornamenti e l'ottima progressione dai round robin alle semifinali. Chissà veramente che le semifinali abbiano fatto emergere molte peculiarità positive nei confronti di Luna Rossa e che siano servite queste regate di semifinale per mettere veramente a punto le ultimissime cose per essere stramega competitivi anche rispetto a un team Ineos UK che, ragazzi, ai round robin non era mai stata sconfitta. Invece in queste prime due regate di finale della Prada Cup abbiamo visto una squadra inglese davvero in difficoltà, ma soprattutto nella prima regata dove, ragazzi, cioè, avevano già commesso le ore in fase di prepartenza, ma addirittura hanno dovuto andare fuori dal campo di regata per prendere il vento buono e avere poi una buona velocità. E ragazzi, Luna Rossa ha fatto quello che voleva nella giornata di oggi e mi fa veramente ben sperare per i prossimi giorni. È ancora lunga, ragazzi, non dobbiamo esultare perché mancano ancora tantissime regate e diversamente dalle semifinali, per portare a casa la Prada Cup bisogna vincerne 7 di regate su 13 totali da disputare, eventualmente 13 tutte da disputare. E quindi, insomma, non cantiamo ancora troppo presto vittoria, ma le prime due regate di stanotte, ragazzi, ci hanno fatto molto godere, bisogna essere onesti. La seconda regata poi, Luna Rossa, è finita con appunto la vittoria sempre del team italiano con 26 secondi di vantaggio sul team inglese. E il team inglese si deve un secondo comunque preoccupare, perché non si aspettava, secondo me, di trovarsi una Luna Rossa molto competitiva su tutti i fronti. Ma veramente, cioè, mi ha sorpreso anche a me. Magari col vento forte ci aspettavamo un po' più di bagarre con gli inglesi, e invece, ok, solo il primo lato è stato molto aperto, e poi dal secondo lato della regata in poi, fino praticamente alla fine, invece Luna Rossa ha controllato. Nell'ultimo giro addirittura Luna Rossa si è messa a difendere le traiettorie appunto degli inglesi per non fargli recuperare neanche un metro. Quindi tanto di cappello, e ripeto ancora una volta, hanno imparato gli errori dai round robin. Prossime due regate si disputeranno stanotte sempre dalla baia di Auraki, e ragazzi, speriamo di godere ancora una volta, perché partire subito eventualmente con un 4-0 già subito nei confronti del team Ineos sarebbe già un'ottima cosa, e sarebbe già, diciamo, un grande svantaggio che il team Ineos dovrebbe subito recuperare. Però comunque, ripeto, aspettiamo a cantare vittoria, perché mancano ancora tantissime regate e questa competizione è ancora molto molto lunga. Però ragazzi, è indubbio che questa notte ho goduto tantissimo. E allora ci vediamo domani per il commento della terza e quarta regata della finale di Prada Cup 2021, che andrà a designare il challenger di Team New Zealand per poi correre le regate della 36esima edizione della Coppa America, sempre qui sul canale YouTube del Mala. Forza Luna Rossa, facci godere ancora!